canzone fantasma, quella che appare e scompare, che circola in rete in versioni abusive, ma che finalmente dovrebbe avere una sua veste ufficiale. Stiamo parlando di Now and Then, scritta da John Lennon un paio d'anni prima di venire ucciso, l'8 dicembre del 1980, e incisa come demo su una cassetta che portava la dicitura per Paul. Dopo la morte di John, Yoko Ono la fece avere a McCartney, che l'ha custodita fino a ora. L'annuncio è arrivato in un'intervista con la BBC. A breve verrà pubblicata una nuova canzone con la voce di John, resa pura dall'intelligenza artificiale, ha detto Sir Paul. E il pensiero degli esperti è andato subito a Now and Then, un'operazione che è il suo precedente in Get Back, film del regista Peter Jackson che utilizzò un programma di intelligenza artificiale per ridare nitidezza alla voce di Lennon nei materiali d'epoca girati durante le registrazioni di Let It Be, ultimo lavoro dei Beatles, ultimo fino a oggi. La tecnologia sembra battere le frontiere del tempo e chissà se c'è da aspettarsi persino un nuovo album alla maniera dei Fab Four. McCartney non pare scomporsi all'idea. È una cosa molto interessante, ha detto, che stiamo tutti affrontando al momento. C'è un lato buono e un lato spaventoso, dovremo solo vedere dove portano. Come dire, restiamo sospesi tra Now and Then.